Ciao a tutti! Allora, cambio di location, ci siamo spostati un attimino nella sala di casa mia perché in cameretta ho l'universo, non riesco a farvi entrare nella mia stanza, devo sistemarla. Allora, oggi ho deciso di fare un tutorial, A perché me l'avete chiesto, B perché avevo voglia di farlo. Sono totalmente, non so se si sente dalla voce un po' da papara, sono totalmente raffreddata. Penso le placche perché mi sento proprio il collo quando deglutisco mi fa malissimo, quindi non lo so, vedremo se ci sarà l'influenza che mi colpirà a breve. Però ho detto niente mi può sconfiggere, devo fare il mio tutorial. Quindi nel tutorial ho utilizzato diversi prodottini di Kiko che ho comprato con i saldi e che mi stanno piacendo molto. L'unica cosa che non si vede è questa, che è una cipria illuminante, è il 101 Natural Radiance ed è carinissima perché io adesso ve la faccio vedere. Questo è l'effetto, ne ho preso un quintale, sembra un luccichio. Però comunque è molto carina, io la prendo, la metto col pennello e l'effetto che fa è molto luminoso sulla mano, comunque, cioè sul viso, sulla mano, non vado in giro con le mani luminose. Però comunque io questa ve la consiglio, l'ho pagata non tantissimo da Kiko perché appunto ci sono i saldi. Poi altre cosine che ho preso, vabbè ve le faccio vedere durante il video, il blush, questo rossettino qui che trovo carinissimo, che è quello che uso adesso. Sono dei rossetti sheer, quindi molto molto leggeri. L'illuminante, insomma, ho fatto un po' la spesa, diciamo. E anche questo che lo trovo molto carino, magari andrò a prenderne altri. E è il solito ombretto con l'onda, che però era molto carino perché avevo il suo stesso stick shadow uguale, che è questo. Sono lo stesso identico colore, quindi messi su sono proprio carini. Io vi lascio perché ho parlato fin troppo, sono raffreddata, sto per morire, devo andare a lavorare ancora, nonostante oggi sia domenica. Ma grazie a Monti, a quanto pare, dobbiamo lavorare tutte le domeniche. Io sono stracontenta di questa cosa, sono felicissima. Immaginate voi che gioia oggi con questa bellissima giornata andare a chiudersi a lavoro, però fa niente. Va bene, vi mando un bacione, alla prossima, ciao! Spero il trucco vi piaccia. Ok. Allora, prendiamo il Long Lasting Stick Shadow in colore 21. Terramai a fuoco. Ok, e lo andiamo a dare sulla palpebra mobile. Prendere questo ombretto di Kiko che è il numero 104, è questo colore praticamente identico allo stick, e copriamo la palpebra. A questo punto andiamo a prendere un pezzettino di scotch e lo attacchiamo. Prendiamo un viola, questo è di Kiko ed è il numero 41 e lo andiamo a dare con questo pennellino che ho comprato da pochissimo, che è della Inglot, è l'80HP. Andiamo a prenderne un pochino così e lo andiamo a dare portiamo il colore fino a qui e poi
Lo stendiamo all'interno, facciamo proprio, creiamo la nostra V. Prendiamo la sfumatura, andiamo a sfumare. Ok, a questo punto prendiamo questo che è lo 07 di Kiko, questo bel viola. Prendiamo il nostro ombretto, il nostro pennello da sfumatura, ne prendiamo un po' e andiamo proprio sopra al viola. Ok. E poi adesso andiamo a mischiare bene i colori. Quindi sfumiamo il viola col rosa. Tanto qua sfumo un attimo i bordi, che così non è troppo definito. E vado a sfumare il tutto. Prendo dalla palette di Zoeva un mix tra questi due viola qui, uno un po' più chiaro e uno un po' più scuro. Sempre col pennellino da sfumatore, vado a metterli sempre sopra il rosa. A questo punto, dalla Naked, prendo Virgin, che è il colore più chiaro, questo qui, con un bel pennellino ciucciotto, vado a darlo. In modo da sfumare anche bene il viola. Col resto dei colori, poi ne prendo un pochino e giusto per dare un po' di brillantezza lo aggiungo anche qui. A questo punto andiamo a prendere il Metal Glam Eyeliner di Essence nel colore 02 On The Go. Ok, a questo punto tiriamo via lo scotch. Questo metodo potete utilizzarlo se non siete in grado di fare la lineetta, il baffetto. Questo metodo dello scotch secondo me A è questo punto con un fighissimo. pennellino angolato andiamo a prendere il gel eyeliner viola della Essence che è il numero Berlin Rocks e andiamo a darlo sotto. Prendiamo una matita bianca, io uso questa di Madina che è la Eye Pencil matita occhi L04 dovrebbe essere. La scaldo un pochino sul palmo della mano e poi la vado a mettere all'interno dell'occhio. A questo punto con un pennellino fine così vado a riprendere il mio viola Chicco e vado a darlo sotto. A questo punto mascara. Ok, gli occhi sono terminati. Questo è il risultato finale. Adesso passiamo a tutto il resto della faccia. Oh. Ok. Faccio un po' di contouring con la mia terra di Madina. Allora, come blush andiamo a usare lo 04 di Kiko, che è un colore molto particolare, questo viola scuro rosa. Ne basta veramente poco perché è carico. E come rossetto andiamo a dare questo bel rossetto sheer di Kiko, che è il numero 01.
Ok, e lo diamo. Vado ad utilizzare anche un pochino di Ray of Light, la penna illuminante di Kiko. Vado a metterla proprio nei punti che voglio illuminare. E poi la sfumo col dito. Ok, questo è il look finale. Io spero di esservi stata utile. Un bacione. Ciao!